Lipa qua è surclassa, eh. È Dua Lipa tutta la vita, tutta la vita, Matteo, Dua Lipa. Ascolta un po', se è mancato un attimo un audio perché la nostra redazione ha ricevuto una chiamata. Urgentissimo. Anzi, fra un po' arriva e... Facciamo un saluto. E, cosa volevo... Quello che pensavo anch'io, perché dovete sapere che in questa canzone io e Vetto non ci siamo parlati, sia perché ci stiamo un po' sulle palle in questo, e se no, sia perché siete che facciamo le nostre riflessioni. Io stavo pensando al fatto che uno può essere testimone anche di qualcosa che vive o che vede. Non so bene come portala, però no, sì, io ti dico poi di c'è sì. Anche, come dicevo prima, c'è una responsabilità nell'essere testimone, quindi una volontà anche a... voler essere testimoni di qualcosa, no? Quindi ci sono tantissime fratture, associazioni magari che si vogliono rendere testimoni per andare a vedere che cosa succede davvero. Ci sono delle situazioni che magari ci sorprendono o sono sconosciute per lo più, magari leggevamo sempre in questa rivista Alta Economia, che... Alta Economia, vedi di darci dei soldi. Vabbè, ciao Fede, e quindi niente. Abbiamo tante chiamate oggi. Sono successe anche magari delle cose spiacevoli, tipo, per cui... dobbiamo interrompere. Ragazzi, abbiamo una mega ospitata. Venite. Accorrete. Abbiamo saluti in redazione. Federico che suonerà il piano. Ciao Stellina. Ma no, sai cos'è intanto che metti all'altra canzone? Poi dopo vi dico una cosa. Quando è che mi porti con te? Voglio vedere quello che vedi. Gli aveva chiesto appena dopo le nozze, nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando agli beccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fai? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva: resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zanzare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese. Resti o vai? Che fai? Che fai? Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire.
sparire l'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli, oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato, e sarebbe riuscito a stupirla ancora, come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto. Vai, che fai, che fai? Resta quando tace, cosa pensi? Vai, il nostro amore di silenzio. Fai, cara mia, ma dove guardi? Fai, i marinai tornano tardi. E quindi dopo un po' di trambusto avete sentito Murubutu, si chiama così, e che praticamente era un disco intero e dedicato metà hip hop, metà a un libro di letteratura, ed era quindi curioso metterlo in radio, no? Poi noi non l'abbiamo sentita per niente. No, io l'ho però sentita un pezzo prima, ma è un po' strano come genere, infatti pensavo non sì, fosse... Sì, 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 ma chissà, vero. Magari proporremo qualcosa di diverso. Fai come me, le becchi a caso. No, dai, perché dai. Si parlava di marinai prima, di navigazione, di esperienza, e quindi mi è venuto in mente che c'era vaffanculo, ecco perché ho fatto la domanda. Esatto. Schifo. E tra l'altro il libro che viene appunto letto si chiama L'uomo che viaggiava nel vento, per cui tutte le nozioni adesso ce le avete. E il buon Matteo pensa al matrimonio. Ah, ma penso al matrimonio, sì. Buonasera. Non mio. Ragazzi, sì, è un porcaio. È il saluto al pelato questo. Ma chi c'è qua? È un porcaio. No, e con questo siamo sottofondo tutti testimoni. Siamo tutti testimoni. Oggi abbiamo avuto dei testimoni. Sì, testimoni della che radio. Che avete sentito con 2D. Con 2D avete sentito. No, avevo dei testimoni gelosi anche. E, detto questo, vi salutiamo che i nostri testimoni gelosi. Sì, sono molto gelosi. Sono molto gelosi. E ci vogliono tutti per loro. Quindi, niente. Buone cose. Buone cose. Buona domenica. E baci e abbracci. Bye bye bye. Ciao ragazzi.